Sono Franco Senestro, sono un appassionato collezionista di fotografie e documenti storici, anzi io mi definisco un curioso del secolo scorso. Ho ereditato questa passione da mio padre, che era un collezionista già di fotografie nell'epoca partigiana, e difatti ho realizzato 10 anni fa un blog che si chiama La Bottega del Ciabattino, che è dedicata appunto alla bottega che aveva mio padre e che faceva da riferimento per le azioni partigiane nel Pinerolese. Tra i vari cimeli storici, raccolti di fotografie e documenti, mi è capitato nell'82, alla chiusura della Gazzetta del Popolo, la chiusura per fallimento, mi è capitato di accompagnare mio padre che aveva bisogno di acquistare lì dei prodotti tipografici, e mentre ero lì a curiosare in questo vecchio palazzo dismesso, lasciato lì vuoto con tutta l'attrezzatura ancora dentro, vuoto dal personale, sono incappato fortunatamente in una decina di scatole di negativi. Erano negativi dell'epoca dell'immediato dopoguerra, negativi quindi oltre a essere originali erano anche, molte fotografie non erano mai state stampate, perché come si sa si stampano spesso soltanto poche fotografie da tutto un negativo, e da lì praticamente sono riuscito a tirare fuori tutto l'archivio della Gazzetta del Popolo nel periodo dell'immediato dopoguerra, dal 1945 al 1950. E per questo che appunto fortunatamente abbiamo trovato fotografie inerenti all'Assemblea Costituente, alla creazione dell'Assemblea Costituente, alla prima giornata delle elezioni del dopoguerra, delle elezioni libere, quindi tra l'altro la prima giornata delle elezioni libere alle donne, che non avevano prima diritto al voto, fino alle fotografie delle manifestazioni del 25 aprile, di quegli anni immediati al dopoguerra, del 1 maggio, alle fotografie inerenti alle parate del 2 giugno, e sono tutti avvenimenti che hanno a che fare con tutto questo periodo che va dal 1945 al 1950. Spesso li metto sul mio blog, che è labottegadelciabattino.wordpress, e lì appunto colleziono, scambio fotografie con altri e cerco di dare il mio piccolo contributo, diciamo, con queste piccole pillole di storia per la conoscenza di tutti quanti, per le scuole, per tutti gli appassionati. Uno dei punti forti di questa mia collezione fotografica è sicuramente quella che si riferisce alla prima giornata elettorale del dopoguerra, quella che tra l'altro ha dato la possibilità a tutte le donne per la prima volta di partecipare al voto. Ho circa 10 rullini, una dozzina di rullini in merito a questo servizio, sono circa 300 fotografie ed è curioso vedere, oltre alla grossa partecipazione di persone allora, specialmente quella del pubblico femminile, vedere giovani, anziane, vedere tutto, diciamo, quel settore religioso, quindi vedere tutte le suore che per la loro prima volta venivano a votare, tra l'altro curiosamente con i camion della Democrazia Cristiana, scaricati direttamente da lì, vedere tutti gli anziani portati al voto, ed è appunto un bellissimo spaccato di questa Italia dell'immediato dopoguerra. E come dicevo, mi auguro veramente che la prossima occasione dia motivo di mettere delle nuove fotografie in merito a questo servizio, perché sono molto importanti, tutta la vita torinese di quelle giornate frenetiche subito dopo la dittatura fascista.